Ciao ragazzi, eccoci al primo episodio di Pokémon Sweet, che penso sia un Pokémon in versione dolce. Vedo già due Snorlax con un marshmallow. Vediamo un po'. Allora, la ROM è basata su Verde Foglia e Rosso Fuoco, sicuramente. Quindi dobbiamo ringraziare Efine 225 e Ciannini. Ok. Incominciamo. Ciao, sono lieto di conoscerti. Benvenuto nella terra dolce, nella terra dei dolciumi. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokesweets, quindi come li chiamo? Pokedolci. Per alcune persone i Pokedolci sono degli animali, altri li utilizzano per combattere, sempre la solita introduzione. Ma prima di tutto dimmi un po' di te. Sei un maschio o una femmina? Infatti, sono un maschio. Peccato, però non hanno cambiato questo. Mi chiamo con il nome del canale? Sì, dai. Quindi, Edo 96 TV. Dove sono i numeri? Eccoli qua. Entra giusto giusto. Tranquilli, non ho abbandonato la serie bellissima di Pokémon Quarzo, eh. Tranquilli. Quella ritorna con Buabos. Ok. Bene, si dimentica chi è suo figlio, chi è suo nipote, giustamente. Si chiama... Come lo chiamiamo? Gary, però è troppo... cioè, solito. Visto che questo è Pokémon Sweet, lo chiamiamo Amaro. Perché non ci piace l'amaro col dolce. Sì, si chiama Amaro. Io direi che si può iniziare. Edo 96 TV. La tua dolce leggenda sta iniziando. Un mondo di avventure, sogni, eccetera, eccetera, eccetera. E incominciamo. Ok, mi sveglio a letto. Prima di tutto, aumentiamo la velocità. Hanno cambiato le musiche. Questa cosa promette molto bene. Vuol dire che è una ROM pensata. Ok, siamo nel villaggio biscotto. Devo dire, mi sta piacendo. Questa è mia madre. Buongiorno tesoro. Siete svegliato presto? Probabilmente ora dovrei andare ad esplorare. Tieni questo. Ok, mi dà la mappa della città, cioè della regione. Perché la mia webcam va in ritardo? E impazzisce dopo un po'. Vabbè. Ok, siamo a Villaggio Biscotto. Questa è casa mia. Mi dà molto di Pokémon versione Katy Perry più che Pokémon Sweet. Questa è la casa di Katia. E chi è Katia? Ah, ok, Katia non può entrare in casa sua. Perfetto. Questo è il laboratorio? No, è la casa di Signa. Nel frattempo si è chiusa la finestra, quindi è tutto buio, fa niente. Ma questo siamo... infatti. Sono quelli di Rubino e Zaffiro. Cioè, quella a sinistra almeno. Benvenuta, sono la professoressa Signa. Cos'è un Pokésweet? Cioè, cos'è un Pokédolce? Beh, sei appena arrivato qui allora. Dovresti vederli. Siamo qui, professoressa Signa. Ah, Mark e Katia. Quindi Katia è la donna, insomma. Siete arrivati giusto in tempo. Questo è il vostro nuovo vicino. Si è appena trasferito, infatti. Aspetta, questo significa che non hai mai visto un Pokédolce? No, non l'ho mai visto. Oh, signore. Ma come hai fatto? Signa, dovresti dargliene uno. Edo 97 voi. Sì, infatti vorrei un mio Pokédolce, sinceramente. Così me lo mangio. Eccoli qua. Scegliamo un Pokédolce. Stupendo, cioè, mi inquieta anche se... Perché... Quella roba che ha sul bulbo, cioè il suo bulbo, diciamo, dovrebbe essere tipo panna con una ciliegina. Che
Però a me sembrano tipo i capelli di una vecchia. Non so se qualcuno di voi ha visto La città incantata. Ecco, credo si chiami Yubaba. Se non mi sbaglio si chiama Yubaba. Ecco, assomigliano a quei capelli. Comunque Bulbasaur. Poi c'è Stromander. Ah, come si chiama Bulbasaur? Brownisaur, quindi deve essere un brownie. E poi c'è Squirpy. No, la crostata Squirtle non mi piace. Io direi di prendere Stromander. Prendiamo Stromander e lasciamolo così, non diamo il soprannome Stromander perché voglio vedere come lo combinano dopo. Ovviamente lui prende la mia crostata. Ah, e lei, siamo in tre, bello, mi piace questa cosa. Ottimo, ottimo. Per ora questa è la Chrome, mi sta convincendo un sacco. Perché non combattete? Sì, ottima idea. E contro chi combatto io? Ah, ok. Contro Katia, che manda un Brownisaur. Ma io non Stromander. Tipo vaniglia. No, aspetta, qua c'è qualche problema. Hanno cambiato pure i tipi, non ci credo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È il tipo... Stromander è tipo fragola. No, sono dei geni. Sono dei geni. E quindi tipo vaniglia, tipo normale. E andiamo velocemente. Con graffio. Non so quanto si siano impegnati a fare questa croma. Sicuramente non c'è paragone con Pokémon Quarzo per ora. La mia welcome sta andando bene? Più o meno, sì, dai. Ok, abbiamo battuto Brownisaur. Sale al 6. E Stromander sale al livello 6. Impara qualche mossa? No, vabbè, troppo presto. Abbiamo battuto Katia. Ehi, non male. Lo so. Ora devo sfidare l'altro, penso. Mark. E lui ha... come si chiama? Vabbè, insomma, Squirtle crostata. Squirpy. Ok, Stromander contro Squirpy. Continuiamo sempre a fare graffio. E lo fa colpo coda, però non ci interessa. Se non ci attacca è inutile colpo coda. Ok. Sale al 7? No, non penso. Invece sì, sale al 7. Bravo Stromander. E impara braciere, mossa di tipo fragola in braccio. Infatti a tutti capita di bruciare le fragole quando cuciniamo, no? Ok, abbiamo battuto pure lui. Ehi, sei stato veramente bravo. E 96, stai pensando di esplorare la terra dei dolciumi, vero? Ah, ho avuto un libro di cucina, insomma, e delle... come si chiama? Delle poke dolci. No, quelli sono i poke dolci, Pokémon. Come le chiamiamo? Palle di cioccolato, dai. Ho fame, ma non voglio mangiare il terreno. Devo dire, ci mancherebbe. Pozioni, ne vuoi alcune? Sì. No. Vedere gratis. Questa è un'altra casa senza porta. Questa è casa mia? No, questa è la casa di Amaro. Amaro non dorme. Ah no, ecco i letti. Tutto insieme, il bagno però non c'è. Amaro non è qui al momento. Se n'è andato via proprio ora. Ok. Io ho la mappa. Direi, vediamola. Per curiosità. Siamo pronti a vedere la mappa? Ok, vabbè, non l'hanno modificato qui. E qua ci sono varie città, Rainbow City, eccetera. Allora, per ora... fatta benissimo. Chissà se hanno messo anche prima isola, seconda isola, eccetera, eccetera. Siamo, Midov non so cosa significhi, però siamo sempre in tema biscotto. E 96, fermati! Io devo sfidare 3 rivali, quindi questi due più Amaro. Mark, sei appena arrivato dopo la mia vittoria, dammi una pausa. Almeno abbiamo fatto 50-50. Dovremmo avere più poche dolci. Possiamo catturarne ovviamente di selvatici. Chi è questo che sta arrivando? Eccolo Amaro. Finalmente vi ho preso. Chi sei tu? Ah, il nostro... è vero, questo è il nostro vicino. Quindi anche lui si è appena trasferito, mi sa.
Ehi, ho un nome, io mi chiamo Amaro. No, non sei benvenuto in questa terra, mi dispiace. E infatti non mi interessa. Cioè, che me ne frega di che ti chiami Amaro? Combattiamo. Certo, non andate su. Beh, come si chiama? Get rid, significa. Occupati di lui, mi sa. Ok, siamo alla terza battaglia in 10 minuti. Popsichu. Carino, però non mi fa impazzire. Questo Popsichu non mi fa impazzire. Ha un Kit Kat in testa? Poi penso che la coda sia glassata, una cosa simile. E ha sulle guance, che cosa sono quelle? Quelle che si mettono sulle torte colorate. Di zucchero. Boh. Cosa? Ah, è un poke dolce migliore. Mi devo abituare a dire poke dolce, non Pokémon, in questa serie. Eh sì, ti ho cotto a metà, diciamo. Dove vanno? Non è finita. Ce ne sono. Ok. E andiamo di qua. Vediamo qualche selvatico. Sì. Sono... Ok. Un Muffin. Si sta sciogliendo questo poveretto. Comunque io direi prima di curare il Pokémon e poi pensare alle catture, eccetera. Vabbè, sì, abbiamo capito che il mio rivale vuole essere sempre il migliore di tutti. Ok. Tu, amico mio. Ok, c'è un Pokémon prima. Vabbè, sempre un Meowth. Ha perso... Ah, mi ha chiesto di combattere. Ha perso i suoi strumenti, però ha detto combattiamo. Sì, combattiamo, tranquillo. Che hai? Un Meowth. Vanno di moda questi Meowth qua. Che poi è un Meowth. Vabbè. Continuiamo con Braciere. E sarà livello 8 il nostro Strawander. Perfetto. E mi ha battuto Gennaro Bullo. Tu non puoi avere un... Dovevi avere un ratatacoso o dolce. Ratata con... che ne so. Con una torta in bocca. Io la prendo subito, Licorita. Non tanto perché sia bello, però è uno starter. Cioè, io non posso non prendere uno starter. Quindi tipo erba, così posso fare uno di fuoco e uno di erba. Anche se non sono abbastanza forte. Quindi dopo devo ripassare in questo percorso. Flower Town. Flower cos'è? Non mi ricordo, credo sia farina. È farina forse? Curiamo i Pokémon, cioè il Pokémon. Tanto ho delle palle di cioccolato per catturare. Madonna. Delle volte si tocca un po' di omosessualità in questa Acron. Questo è vero, però devo ammettere che è fatta veramente bene. Non morire, non morire, non morire, non morire. No, però c'è qualcosa che non va. Se questo è di tipo erba, diciamo, visto che non sappiamo ancora il tipo. E il tipo fuoco equivale al tipo fragola. Vuol dire che hanno cambiato pure questa tipologia. Perfetto, non ti infragolare, che se no muori uno dopo l'altro. Io direi proviamo a catturarlo. Con una Sweet Ball. Parare cioccolato non ha senso. Chiamiamola Sweet Ball e basta. E abbiamo preso un Licorita. Buono. Questo mi può essere utile. Pure esperienza. Eccolo qua. No, non ci interessa un supernome. Siamo di nuovo a Farinopoli, penso. Poi mi informo. E vediamoci un pochino la città. Ok, queste sono bacche. Che rimangono così, vabbè. Faccio un vecchietto. Che dici, vecchietto? Ciao.
vuoi sapere come catturare? L'ho già catturato, tranquillo. Ah, ok, mi ha detto, l'hai già catturato. Mio fratello non è tornato dalla foresta. Non è ancora tornato dalla foresta. È pericoloso. Guarda, io a Pokémon Quarzo già ho brutte esperienze con le foreste, però qua non penso possano essere chissà quanto scure questi capelli, quanto mi scoccia. Allora, sì, prendiamone un'altra. Non si sa mai, possono sempre servire. Chi c'è qui? Ok, la scuola non mi interessa. Qua è il percorso verso la Lega. La Lega. E la strada mela. Non ci interessa neanche questa, perché si sa che non c'è nulla. Qua ci sarà il vecchio ubriaco. No, non c'è il vecchio ubriaco. Ah, una bella palestra. Non si sa chi sia il leader. Chissà quando dovremo andare. È interessante. Sì, lo so che è chiusa, tranquillo. Entriamo qua dentro. Non c'è un vecchio, qua è ancora giovane. Sono un name writer. No, no, no. Non voglio cambiare il soprannome. Perché già dovevo cambiare. Ora l'ho catturato, ora ho iniziato l'avventura. Ciao EdoTV, stiamo cercando di combattere in questa palestra, ma è chiusa. Se batti il più forte, ovviamente vinci una medaglia, cioè il capo palestra. Mi domando perché sia chiusa. Ok, anch'io mi domando. Ah, questa era una scorciatoia. Niente, questa città finisce. E siamo nel percorso nocciolina. Vediamo chi c'è nel percorso nocciolina. Ah, là c'è un pacco regalo. Un cream puff. No. Sarà il tipo panna. Un altro cream puff. Non ci interessa. Vediamo che c'è qua. Ok, niente di speciale, però meglio della solita Pokémon. Un altro cream puff. Qua. Ok, antiparalisi. Mi sa che si arriva alla foresta. Dovrebbe essere la foresta. Foresta farina, penso, non lo so. Ci sono un sacco di allenatori. Sono 5. Sono 5, poi devo andare da te. Ah, ok, si è bloccata. Si è bloccato il PC. Che è successo? È impazzito, si era bloccato il PC. Vabbè. Tu sei un allenatore? No. Tu sei un pacco regalo. Una bellissima pozione. Vediamo chi c'è in questa foresta. Non mi ispira. No, non lo voglio. Chi sei? Cupido sembra uscito dall'oltretomba, sinceramente. Mi piace. Ok, abbiamo trovato un'altra Pokéball dolce. E chi è? Ok, un Cottonat. Questo è bello, solo che non è forte, non mi serve. È solo per collezionarlo. Ci penso dopo la collezione, però, perché ora si deve combattere contro questo. Infatti i suoi poké dolci hanno fame. E quindi noi diamo un pochino di fragole. Ah, ok, lo tengo più. Vabbè, potevi avvisarmi prima. Adesso io non so che posso fare, perché non so i tipi. Questo che tipo è? Lime, tipo lime. Facciamo su Cupidoff. Allora,
non è molto efficace. Propagola non è, cioè, è inutile. Vabbè, questo è tipo vaniglia, tipo lime, che fa? Ok, proviamo qua e proviamo assorbimento su cotton. Niente, è il tipo fragola, fa schifo. Cosa ho preso a fare sto guardo? Vediamo tu, assorbimento, come vai? Allora, qua dobbiamo usare graffio e qua assorbimento perché non è altro. Prima che ci concentriamo su uno e poi battiamo il resto. Ok, fuori uno. Licorita dovrebbe salire a livello 5. Infatti, e ora continuiamo con l'altro, che ha meno difesa per fortuna dell'oltretondo. Perfetto. Ok. Bene, bene, bene. Io direi di continuare nel bosco nel prossimo episodio, quindi salviamo. Salviamo, ecco, salviamo adesso. Ditemi se vi piace questa Chrome, per ora mi sta convincendo abbastanza, la vedo molto fantasiosa. Un po' la Katy Perry, però alla fine è la tipologia della Chrome, quindi non dobbiamo dire nulla. E ci vediamo in un prossimo episodio, dove vedremo la foresta e poi penso la prossima città. Forse battiamo un Brock con i capelli biondi, non lo so, vabbè. Ci vediamo in un prossimo episodio.